volta che ho incocciato nella musica di Mario Brunello è stato in un chiassoso palcoscenico molto eterogeneo. A un certo punto ho sentito emergere una voce forte, un lamento di un violoncello che mi dava da subito l'idea di un vascello in lotta con gli aspri marosi di un naufragio. E così mi sono fatto largo tra le cose, di modo da andare a vedere alla fine dove fosse questo violoncello vascello, ecco. E alla fine l'ho scovato tra le potenti braccia di Mario Brunello, che è un po' come la sua musica, forte, radicato e proteso al cielo, quindi qualcosa che ha a che fare con gli alberi di alberi delle navi, ma anche quelli piantati qua nelle montagne che tanto amo. Quando suono in pubblico normalmente sono sempre dentro questo mondo, no? Questa bolla, questa nuvoletta, proprio una nuvoletta di sogno, che è stata un po' stilizzata, che porta con sé tutte le esperienze, che vengono poi elaborate, tradotte in suono e mandate a chi ti sta davanti. Mi sa che lo uso sempre allora. Eh? Si può? Posso? Perché ci sto prendendo gusto, è come il pedale del pianoforte. Si sciolgono nell'ibernazione da cui i cordi Bach le hanno lasciate. Ma un castello ti disgregano e prendono una fuga, più voci, e una sopra l'altra. Si rimandano, si tottendono, ma fuggono. Le voci fuggono. Nessuna di loro rimane ferma, le voci fuggono. La musica di Bach è polifonica, cioè è un insieme di voci, e quello che chi ascolta sente alla fine è un riassunto di una voce, di una melodia e di un basso che viene appena accennato, però in mezzo ci sono tutte queste altre voci e chi suona le sente, le vede, ma chi ascolta probabilmente molte volte le intuisce appena e poi le perde. Ho registrato video e audio queste parti nascoste, le ho suonate. Mentre io suono da solo nei concerti normali, ho sempre in mente di avere qualcuno vicino a me che suona queste voci nascoste. Per cui appaiono, è come se il sogno si avverasse.